Siamo qui nel famoso quartiere fantasma tra via Pestagalli e Medici del Vascello. Siamo qui con un cittadino molto attivo nella zona che dà lavoro e dà ricchezza a questo quartiere che si trova con diversi problemi. Vedrete poi nelle immagini quello che abbiamo trovato e che continuiamo a trovare in questa zona. Gli facciamo proprio una domanda specifica. Tu che hai le tue attività in queste zone, pensi che questo sia un biglietto da visita per la tua azienda e per Milano? Purtroppo è un biglietto di visita molto brutto, anche perché noi lavoriamo molto con l'estero e ogni volta che vengono i fornitori c'è veramente da spaventarsi. Diciamo scherzando, dopo il secondo campo rom gira a destra, però non è una cosa fattibile. L'andirivieni di strani personaggi è continuo, sia di giorno che di notte. Sono soprattutto magrebini, ragazzi in mezzi drogati, c'è di tutto. E adesso oramai è da 2 anni che stiamo lottando con un insieme di carovane di rom che costantemente risiedono qua, con bambini, immondizie, bagni a cielo aperto, e quindi la cosa è veramente brutta. Oltre che la sicurezza nostra, che insomma noi qua lavoriamo, arriviamo la mattina presto, aggiungiamo a questo che il quartiere è molto più vissuto nelle sue parti abbandonate, ma che abbandonate non sono. Oggi per esempio solamente in questa nuova visita che abbiamo fatto di 2 stabili abbiamo trovato all'incirca 100 di persone suddivise tra rom, quelli che nelle carovane stanno scomodi, quelli che comandano i rom. Li vedrete all'interno dello stabile, le immagini, televisioni paraboliche, stereo, radio, corrente, ci sono tutti i generi di conforto, direi anche molti di lusso, visto il livello di telefonini, molte armi, abbiamo visto tanti coltelli e tante altre cose che ci sono state impedite di vedere perché hanno sprangato tutte le varie porte dopo che ci hanno visto entrare nei piani superiori. E poi c'è questa nuova occupazione che fino a qualche mese fa non esisteva perché c'era una guardia, e questo sta a dire all'assessore Scavuzzo alla sicurezza, al sindaco Sala, al ministro degli interni Salvini, che in questi quartieri andare lì e dire volemose bene, proviamo a integrarvi, non serve. Prima serve il pugno di ferro della pulizia del quartiere, l'ordine, la legalità e la sicurezza, dopo tutto il resto. Comunque seguiteci, andiamo avanti e non mancheremo mai di dare il nostro supporto a chi vive e lavora onestamente a Milano.